Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo in una nuova diretta qui nel nostro periodo di quarantena. E oggi vorrei parlarvi di asimmetrie del viso. Intanto do tempo a voi di collegarvi. Do tempo a voi di collegarvi. Vediamo chi c'è oggi. Allora, intanto in questi 10 giorni, diciamo, vi ho insegnato qualche esercizio di yoga facciale. Vi ho preparato un allenamento, un piccolo allenamento, e spero che lo facciate, giusto per capire di com'è possibile effettivamente veramente allenare i muscoli facciali. Ieri vi ho mostrato alcuni prima e dopo, alcuni esempi di testimonianze di persone che mi stanno praticando lo yoga facciale, principalmente stanno imparando gli esercizi online, dal mio programma online. E visto che appunto da qualche giorno il mio programma online è in offerta, e ricordo che anche il 15% del prezzo andrà destinato alla Croce Rossa Italiana e quindi in questi giorni molte persone lo stanno acquistando e mi stanno anche chiedendo se lo yoga facciale può essere di aiuto anche per correggere le asimmetrie, perché alcuni hanno delle difficoltà, hanno la palpebra più bassa oppure un angolo della bocca più basso e così via. Beh, ho deciso quindi oggi di parlarvi proprio di asimmetrie e che cosa si può fare con lo yoga facciale e come migliorare l'aspetto della asimmetria, appunto, se è presente sul viso. Intanto, come sempre, vi chiedo se mi potete dare qualche feedback, se tutto funziona, se mi sentite bene, se. Cosa? Ok, vedo Patrizia, il commento, quindi i commenti riesco a leggerli. Bene, grazie Patrizia. Ok, quindi funziona, vedo anche qualche like che vola. Bene, quindi con lo yoga facciale, appunto, oltre ad allenare, a tonificare, a ridare volume ai muscoli del viso, e ieri, se non hai visto la diretta di ieri puoi andare a vederla perché è ancora pubblicata e lì ho pubblicato alcuni esempi, foto appunto del prima e del dopo. Tutte le foto sono state fatte circa a differenza di 2 mesi, ecco, anche meno. E appunto potete vedere diversi miglioramenti, c'è chi ha riempito, risollevato le guance, chi ha risollevato le palpebre, chi ha migliorato l'aspetto dell'ovale del viso. Quindi si possono appunto andare a lavorare su diverse aree del viso e inoltre con lo yoga facciale, oltre appunto a fare ginnastica per il viso, possiamo anche correggere delle asimmetrie che se sono dovute ovviamente, se sono intanto asimmetrie brevi e non sono lievi e non sono dovute a incidenti o paresi e quant'altro. Se sono delle, grazie Sonia, se sono delle lievi asimmetrie, un pochino possiamo correggerle. È chiaro che difficilmente riusciamo proprio a equiparare entrambi i lati, ma ho visto già molti miglioramenti e anche le persone mi dicono che hanno molto migliorato l'aspetto sul viso, quindi le asimmetrie non sono così fortemente visibili. Adesso, oggi in questa diretta, vorrei proprio parlarti di come bisogna fare gli esercizi, anche quelli che ti ho insegnato fino ad oggi, come farli nel caso tu abbia qualche asimmetria. Quindi, intanto, quali asimmetrie principalmente possiamo andare a correggere con lo yoga facciale? Per mia esperienza personale, quelle che ho notato, quei miglioramenti che io ho notato sulle persone sono principalmente due. Uno, il cedimento dell'occhio, quindi della palpebra, e due, l'angolo della bocca volto più verso su, bocca leggermente storta, quindi sono riusciti leggermente a far sì che la differenza non sia così fortemente visibile. Quindi, prendendo gli esercizi che vi ho insegnato fino ad oggi, grazie Carmen, per parlare
prendiamo gli esercizi che vi ho insegnato fino ad oggi, abbiamo visto già qualche esercizio che va a lavorare sulla palpebra superiore, quindi quell'esercizio, non mi ricordo adesso in che giornata, quello che puoi farlo sia con le dita che con le mani. Ecco, quello è un ottimo esercizio che va a lavorare proprio sulla palpebra e sul muscolo circolare dell'occhio. E nel caso tu abbia una asimmetria del viso, in questo esercizio devi concentrarti un pochino di più sul lato debole, ok? Quindi se il lato, diciamo, che è più basso è questo, tu mentre fai l'esercizio devi concentrarti un po' di più su questo lato e assicurarti appunto di fare bene l'esercizio, di sollevare bene la palpebra e le sopracciglia. Ad esempio, se hai la guancia più abbassata rispetto all'altra, anche lì abbiamo visto un ottimo esercizio che è il lifting del viso, quindi quello Ecco, come fare in questo esercizio per andare a rafforzare la parte più debole, diciamo, del viso? Perché, ripeto, aggiungo un'altra cosa, oltre alla simmetria è possibile che un lato del viso lo abbiamo anche più debole, quindi non so, con una parte riusciamo a sollevare bene le guance, sollevare bene gli angolini della bocca, sollevare bene le palpebre e le sopracciglia, l'altra metà del viso non è invece altrettanto forte e quindi bisogna considerare le stesse cose che appunto sto dicendo per le asimmetrie. Quindi nel caso che hai una parte più debole, ovvero la parte che è più bassa, diciamo, per farvi capire meglio, dobbiamo focalizzare il pensiero sulla parte più debole, ok? Quindi stavo dicendo del lifting del viso, quindi l'esercizio Se abbiamo, metti caso, questo lato più debole, non è che non facciamo l'esercizio anche con l'altro lato, assolutamente no, dobbiamo sempre farlo comunque l'esercizio come va fatto, ma con il pensiero noi ci concentriamo, ci focalizziamo su questo lato più debole, per assicurarci che stiamo veramente sollevando le guance e andando a far lavorare, che stiamo mettendo sotto sforzo il muscolo, perché altrimenti, se noi facciamo così in automatico l'esercizio e non prestiamo attenzione che tutti i movimenti siano corretti, che entrambe le guance stiano sollevate in modo uguale, rischiamo che la parte già forte continua a svilupparsi, e a sollevarsi sempre più, a svilupparsi, a aumentare di volume il muscolo. Mentre l'altro lato più debole, se non prestiamo attenzione, che siamo concentrati mentre facciamo l'esercizio e magari cerchiamo veramente di sollevarlo, questo lato più debole, rischiamo che appunto questo rimanga indietro, non diventa così voluminoso, diciamo, così forte come l'altro. Quindi ecco perché io spesso uso questo termine che di consapevolezza anche nello yoga facciale. Perché è come una sorta di, ma non meditazione, comunque devi essere veramente concentrato in ogni singolo movimento, non essere distratto, perché appunto è importante fare i movimenti nel modo giusto e prestare attenzione al fatto di appunto muovere nel modo corretto e di far lavorare anche la parte debole. Quindi, ritornando sempre al lifting del viso, quando facciamo teniamo l'esercizio, ma col pensiero, immagina di staccare il pensiero e di andare nella guancia più debole e poi verifichi col pensiero, ok, sono qua, la sto sollevando, ok, lavora, siamo sicuri? E questo è importante per gli altri esercizi, se ad esempio poi ci sono altri esercizi dove andiamo a sollevare gli angoli della bocca, anche lì è importante verificare, sono entrambi gli angolini sullo stesso livello? Sto tirando su questo angolino o rimane giù e faccio lavorare solo quello? Quindi questo è molto importante, quindi questo è molto molto importante quando si fa gli esercizi di yoga facciale.
Allora, Erika, ciao. Natalia, allora, la simmetria ossea è un po' più complicato, nel senso che io principalmente con lo yoga facciale parlo di muscolatura e quindi qui andiamo a risollevare la muscolatura. Per la simmetria ossea non posso, cioè non so darti una risposta, se devo essere sincera. Per la muscolatura so che ci so, ho esempi che si può migliorare l'aspetto, la simmetria. Per quanto riguarda la simmetria ossea, non so risponderti. Magari mi informerò e poi in caso ti farò sapere. Antonella, grazie, ciao, ciao Cinzia. E quindi, se anche tu noti nel tuo viso che una parte è più debole oppure una parte è più ribassata rispetto all'altra, puoi migliorarla con lo yoga facciale, ma è molto importante che tu presti attenzione sulla parte più debole. Quindi, mentre fai l'esercizio, è importante che tu ti focalizzi soprattutto sulla parte più debole, appunto per assicurarti di far lavorare in modo corretto e completo e totale la parte che è meno sviluppata rispetto all'altra. Vediamo cosa scrivete. Allora. Allora, abbiamo una domanda lunga, datemi tempo di leggerla. Allora, Francesca, una domanda. Allora, Francesca, partiamo dal presupposto che quasi tutti, almeno io faccio parte di quel gruppo, avevo tuttora un pochino una parte del viso un po' più forte rispetto all'altra, anche perché queste, diciamo, differenze possono essere dovute anche dal fatto che quando mangiamo di più da un lato piuttosto che rispetto all'altro. Usiamo più la mimica, magari abbiamo un lato più sviluppato dell'altro, e quindi c'è qualcuno che quando parla, usa, riesce a sollevare solo un sopracciglio e l'altro no. Quindi questo può essere un motivo perché può essere che un lato già è un po' più predisposto, è più forte rispetto all'altro, proprio perché appunto mangiamo di più da un lato rispetto all'altro, usiamo determinata mimica, muoviamo di più un lato rispetto all'altro. Ad esempio, non so a voi, a me da un lato l'occhiolino riesce meglio rispetto all'altro. Quindi sì, sono tutte queste cose che proprio per differenza di sviluppo di entrambi i lati. È questione di allenamento, sicuramente si può un pochino equiparare le due forze. E quindi tu mi dici che non lo senti proprio il sopracciglio. Non lo senti proprio? In che senso? Non riesci nemmeno a fare questo? Cioè riesci a fare solo con uno? Perché non sentirlo proprio vuol dire non proprio non riuscire a muovere i muscoli. Se la parte destra era più alzata rispetto all'altra, è proprio perché appunto la destra probabilmente è più forte, più sviluppato il muscolo rispetto all'altro. Non penso che mentre facevi l'esercizio questo proprio non riusciva a sollevarlo mentre l'altro no. Fammi sapere se riesci intanto a fare questo, perché se riesci a fare questo vuol dire che il muscolo c'è, non è che proprio non lo riesci a sollevare. Cinzia, per il collo ci sono esercizi, ci sono tanti esercizi nel mio programma di yoga facciale proprio per ogni singola zona del viso. Qua vi mostrerò ancora qualche esercizio, però la cosa migliore è proprio iniziare dalla A e fare tutto il percorso
Quindi gradualmente imparare tutto il percorso, tutti gli esercizi e iniziare man mano a rassodare i muscoli più grandi per poi arrivare a quelli più piccoli. Quindi quello è un percorso ideale, cioè seguire proprio un metodo. Io posso darvi ogni tanto qualche spunto qua e là, mostrarvi qualche esercizio, ma il modo ideale è proprio seguire un metodo per ottenere veramente dei risultati più visibili. Allora, Francesca, se devo alzare entrambe le sopracciglia, sì. Beh, ma neanch'io non riesco a distinguere, a sollevare solo una, purtroppo. Riesco a fare così, ma se voglio sollevare solo una, non riesco, sono come collegate, non vanno, vanno entrambe su contemporaneamente, non riesco solo una. Ci sono certi attori, sì, che riescono a alzare solo un sopracciglio. Ecco, io non sono capace, nonostante mi alleni a fare yoga facciale, non riesco a sollevare solo un sopracciglio. Allora, vediamo cosa avete ancora scritto. Ho delle piccole pieghe a fianco alle pieghe labiali, sarà un'ascesa del muscolo. Allora, ho delle piccole pieghe a fianco alle pieghe labiali, cioè dove? Antonella, dove esattamente hai qua dove esattamente? Ai lati della bocca, alle linee nasolabiali qua? Dove esattamente? Non ho ben capito. Beh, anche per lì ci sono, ripeto, nello yoga facciale ci sono esercizi per ogni area del viso, dalle labbra per rimpolpare le linee nasolabiali. Per quanto riguarda le linee nasolabiali, che spesso mi chiedete cosa fare per ridurle, ripeto quello che avevo già detto in qualche diretta fa, quindi non dobbiamo nello specifico sempre focalizzarci solo lì dove sta il problema. Quindi, ad esempio, le linee nasolabiali possono essere dovute per diversi motivi. Possono essere dovute per via del cedimento delle tempie che premono sulle guance. Le guance premono giù e vanno ad accentuare di più le linee nasolabiali. Quindi è importante iniziare proprio dall'alto a sollevare, a tonificare la parte alta del viso, poi le guance e poi di conseguenza. Anche lavorando sul labbro superiore si possono un pochino ridurre, riempire le linee nasolabiali, perché aumentando di volume del labbro superiore c'è una differenza minore appunto dalla guancia, diciamo, e la linea diventa meno marcata. Quindi ci sono diversi motivi e modi per andare a lavorare sulle nasolabiali, ad esempio. Appunto, Chiara, stavo dicendo adesso che ci sono diversi motivi che possono creare le nasolabiali. La cosa ideale, ripeto, è allenare sempre tutto il viso e non fare solo un esercizio specifico per quell'area, perché i muscoli sono collegati tutti tra di loro, quindi se qua, se noi lavoriamo ad esempio solo sul muscolo circolare dell'occhio, muscolo circolare dell'occhio, ok? Se noi lavoriamo solo qua e non ci preoccupiamo di lavorare anche sugli zigomatici e sui levator labi, cosa succede? Che questi iniziano a cedere e siccome questi sono attaccati sul muscolo dell'occhio, tirano giù. E quindi, anche se noi abbiamo allenato il muscolo dell'occhio, ma se non abbiamo lavorato sulle guance, queste cedono, quindi si tirano giù di conseguenza anche il muscolo circolare dell'occhio. Ecco perché è importante allenare sempre tutto il viso. Poi magari si può fare qualche ripetizione in più per l'area che ci interessa di più, ma è importante appunto allenare tutto il viso. Giù alla bocca, qua, le cosiddette linee della marionetta, Antonella. Allora, vediamo ancora cosa scrivete qua. Dopo aver fatto l'esercizio, ho notato miglioramenti solo sulla palpebra destra, non su quella sinistra. Un occhio quindi risulta più aperto. Allora, si prova
quando rifarai l'esercizio, Francesca, prova veramente a concentrarti sul lato debole, quindi cerca di spingere in giù la fronte e in su il sopracciglio. Probabilmente hai più forza da un lato che dall'altro, quindi concentrati di più sul lato debole. Allora, poi cosa ne pensi delle creme per il viso? Allora, io le uso già da quando avevo, penso, 14-15 anni, quindi ho un po' abituato la pelle ad idratarla, ad applicare qualcosa su. Devo dire che conosco anche signore che non hanno mai messo una crema, se non magari, che ne so, quando c'è tanto freddo la sentono secca e hanno una pelle bellissima. Quindi cosa ne penso? Io personalmente penso che dopo una certa età, dai 35 in poi, probabilmente qualcosina è utile usare proprio perché la produzione di collagene e di elastina si riduce con il passare degli anni e la nostra pelle ha bisogno di nutrimento. E quindi qualcosa va usato. Io prediligo comunque se dovete applicare qualcosa su... È meglio usare qualcosa di naturale, di bio, fare attenzione, ma quello lo sappiamo già, che non ci siano siliconi, parabeni, e quindi trovare una crema che vada bene per il vostro tipo di pelle e comunque sempre magari rivolgersi a un professionista, a un estetista, a un esperto che vi dica che tipo di pelle avete e vi controlli e vi suggerisca anche una crema, ecco. La mia linea cosmetica, ma io non voglio adesso promuovere niente. Io insegno yoga facciale e penso che al mercato ci siano già abbastanza prodotti validi anche. Ecco, solo questo ci tengo a dire che non è detto che se una crema costi 200 euro, 150 euro, voglia dire che sia una buona crema che faccia miracoli, oppure che se una crema la trovate a 30 euro, voglia dire che sia scarsa, ecco, non fatevi illudere dal prezzo enorme, magari seguito da un testimonial famoso, perché spesso appunto il prezzo alto lo paghiamo proprio perché dobbiamo pagare il testimonial, quindi non fatevi illudere da questo, e da mille promesse liftanti, levighanti, perché ricordo, per aumentare il volume c'è solo la ginnastica da fare, la crema va sicuramente a nutrire, a migliorare la compattezza, però se noi vogliamo far andare a lavorare sul muscolo, qui c'è solo la ginnastica che è efficace. Sì, Antonella, poi ci sono tutta una serie di rami, diciamo, che usano, cioè di filosofie che usano anche diversi oli sul viso. Lì bisogna un po' trovarsi, un po' appunto come uno si trova, anche ogni tanto mi metto qualche olio o mi faccio qualche anche maschera fai da te. Ma è meglio sempre conoscere che tipo di pelle si ha. Perché a me è capitato, ad esempio, uno pensavo sempre di avere una pelle molto sottile perché soffro un po' di Cooper Ross, adesso non si vede perché ho messo del fondotinta, ma comunque una pelle un po' molto sensibile e comunque usavo sempre creme molto naturali, biologiche, idratanti e così via. Sono andata a farmi un'analisi specifica della pelle ed è risultato che la mia barriera, diciamo, protettiva era danneggiata e quindi lì, anche se avessi fatto, non so, un peeling o questo o quest'altro, a parte che non ho mai fatto niente, ma mi ha detto, con questo stato della tua pelle, anche se tu avresti fatto qualche trattamento anti-age, non serviva più di tanto proprio perché prima bisogna riparare la tua barriera della pelle.
Ecco perché dico che è sempre importante rivolgersi a degli esperti che valutano il tipo della tua pelle e poi ti suggeriscano diverse soluzioni e appunto modi sul come trattarla. Io non sono un estetista, io sono brava ad allenare il viso, però per quanto riguarda la pelle e proprio come curarla, quello sicuramente è meglio che tu ti rivolga ad un professionista estetico, un estetista, comunque dermatologo o chi tratta proprio l'organo pelle. Ok, bene, questo è quanto per oggi. Sì, queste dirette sono giusto di 20 minuti, mezz'ora per avere un piccolo contatto con voi, tutti da casa in questa nostra quarantena. E poi nei prossimi giorni avremo ancora qualche ospite molto interessante. Venerdì sicuramente ci sarà qui un ospite, vediamo se anche nei prossimi giorni riesco a mettermi d'accordo con alcuni che appunto volevo portarli qui in diretta per parlare di argomenti molto interessanti. Grazie Marilena. Sì, io non voglio parlare di argomenti di cui appunto non sono competente, quindi secondo me sicuramente ognuno fa bene il lavoro di cui è competente. Io sono brava nell'allenare i muscoli facciali, ma sicuramente per quanto riguarda la pelle più nel dettaglio è meglio rivolgersi sempre a esperti, assolutamente sì, come per ogni professione d'altronde. Io diffido di quelli che se ne intendono di mille cose perché se vuoi fare bene una cosa, sicuramente cioè, se fai mille cose, difficilmente riesci a farle tutte bene. Quindi, meglio sempre rivolgersi allo specialista di quel settore. Ok, per oggi diciamo che è tutto. Non so se avete ancora qualche domanda e poi niente, questa settimana vi pubblicherò ancora qualche esercizio, appunto avremo qualche ospite con noi e volevo anche condividere un bel video con voi e guardarlo, ma non riesco, non sono ancora riuscita, è già 2 giorni che sto tentando di caricarlo perché volevo proprio guardarlo insieme a voi, non solo pubblicarlo sulla mia pagina e vediamo se riuscirò a farlo perché è molto molto bello. Ok. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo pomeriggio e vi auguro una buona serata e ci vediamo domani. Ciao, buona serata!